Posso entrare? Prego, prego. Entri, entri. Abbiamo un cane molto feroce in questo studio. Stia attenta, può mordere. Cosa ti amai che sono io? Può cosa mordere, è pericolosa, eh. Zitta che sono Stia io. Stia molto attenta. Comunque, benvenuta nel mio studio. È anche il mio, Stefano. No, è solo il mio. No, è anche mio. No, lei non conosce lo studio. Ma non lo conosco. No, no. Non ci lavoro tutti È la prima volta che lo vede, esatto. Benvenuta nello studio, fra poco vedrà tutto meglio. E sono Steph e quest'oggi siamo nel nostro tour della stanza. Dello studio. Diciamo studio perché fa un po' più figo. Studio, vabbè, sono una stanza. Vabbè, è una stanza. Perché è una stanza. Che però è anche lo studio. Ok, sì, e basta. Iniziamo per... Allora, abbiamo deciso di dividere a metà il nostro bellissimo tour perché abbiamo la postazione mia e la postazione di Fere. Quindi, prima io vi presento la mia parte e poi Fere vi presenta la sua. Prima di tutto, una cosa generica, queste sono le nostre luci che ci illuminano in tutti i nostri video. Ne abbiamo una a testa, dopodiché una centrale che diciamo serve a non farci delle ombre da solo un lato. Poi sono nuove queste, le abbiamo comprate da poco e ci troviamo molto molto bene. Esatto, prima avevamo degli ombrelli ma ci troviamo meglio così. Poi partiamo da qua. Questo qua è un nuovo mobile che abbiamo montato di quelli che abbiamo preso da IKEA. Ci sono tre cassettoni con un sacco di cose dentro. Questo oggetto che avete sicuramente visto nel secondo canale che permette di rilassarsi. Bellissimo, una cosa molto importante. Lui che è super mega epico. Fare abbiamo e una monetina. Tieni un attimo. Tieni un attimo, ho bisogno di una monetina. Aspetta, ma potevi fare un po' più di ordine, mi sto disordinato. C'è ancora la lavagna che ancora non abbiamo appeso e probabilmente andrà in questa parete bianca. Ok, Steph, hai trovato? È fin troppo ordinato, cioè di solito è molto peggio. Nel frattempo stavo intrattenendo i nostri consolini. Guardate. Ok, questo è un momento di alto livello. Lui prende, alza, si mangia la monetina. Sei e apprezza pure. Sei felice, Steph, ora che l'hai fatto vedere? Sì, ora sono molto felice. La smetti sta cosa, mi sta dando fastidio. Ma sei tu che l'hai azionata, Ok, molto meglio. Partiamo dalla sedia, l'avete già vista un sacco di volte. Questa qua è la mia super mega sedia. Poi, tastiera, devo assolutamente cambiarla sì, perché per non Natale mi piace più. Quella di Fere è bellissima, sì. La poi mia la vedrete, è triste. Poi la vedrete dopo, esatto. Poi, mouse, e non so se vi rendete conto, ma questo tappetino è enorme. Mi piace un sacco perché praticamente così con il mouse ve ne andate completamente in giro. E quando giocate a certi giochi non c'è il problema di andare fuori dal tappetino. Dopodiché, Mac che mi serve a registrare certe cose che sta qui al lato. Secondo schermo. Primo schermo, le casse che vedete esattamente lì. Poi abbiamo il mixer dove c'è attaccato questo microfono qua. Poi c'è la PlayStation che sta, vedete, qui ci sono i due schermi, la PlayStation un po' nascosta e sta qui, con ovviamente i due joystick e le cuffie della PlayStation. Dopodiché un'altra cosa super particolare è che le nostre cuffie stanno attaccate così, tramite un aggeggetto che sta qui nella scrivania, e queste qua sono le cuffie che uso per editare. Queste sono le cuffie che uso per quando gioco con la PlayStation, e queste qua, che ce le ho uguali appunto poi anche Fere, sono le cuffie che invece utilizzo per ascoltare la musica e normalmente per stare su TeamSpeak, eccetera, eccetera. Siamo quindi fatti per chiacchierare. Audio, quindi ci piace avere una cosa. Esatto, esatto. Poi vabbè. Il tuo PC, Steph, ne hai fatto vedere. Hai ragione, PC, hai ragione. Sotto. La mia meraviglia, meravigliosa. Questo qua è il mio computer. Ah, ovviamente lì sopra vedete tutto bello e splendente, ma quando andiamo qui sotto c'è il caos, perché dovete sapere che uno youtuber ha tipo una roba come 12 cose USB attaccate, 5 periferiche, 2 miliardi di cose, e quindi il risultato sono all'incirca tutti questi fili, tra cui c'è poi il game capture, che è quello lì sotto che si vede leggermente, ma comunque questo qua è il mio computer. Abbiamo io a fare lo stesso identico case, da qui dovreste vedere un minimo qualcosina, ma mi sa che si vede poco e nulla. Comunque scheda video una 1070 se ricordo bene, sì, esatto. E dopodiché l'abbiamo fatto noi i pezzi, quindi non è una roba che si può comprare, diciamo così, a caso. Fere, siamo pronti per la tua parte? Sì, prontissimi. Non c'è altro da far vedere? No, le facciamo vedere dopo le mensole e la libreria. Ok, facciamo prima la tua parte. Esatto, va bene, parte. Va bene, allora, sei pronta? Sedia che ovviamente tutti conoscono, guarda quella di Steph, però rosa. Mi ok. Poi vabbè, qui c'è il mio microfono. Ok. Ma stasera che poi ve ne parlerò bene, perché questi ci sono stati inviati dalla Klim e sono davvero davvero fantastici. Va bene. Primo monitor, secondo monitor, microfono d'emergenza per qualsiasi cosa possa succedere. Ok. La mia webcam, la mia lampada Nutella, il mio funghetto che si accende pure lui e io faccio un party disco qua con tutte le okay. mie lampade.
tavoletta grafica che uso per fare le miniature. Ok. PlayStation che è qui dietro, come vedete, con questo, che oltretutto io l'ho preso con i soldi dei Black Friday. È ancora chiuso. È ancora chiuso, come vedete c'è ancora la pellicola, ancora non ho avuto tempo di giocarci e sono tristissima per questo. Mini mixer che mi gestisce l'audio del PC e sotto c'è il mio computer, molto esatto, simile a quello di Steph. Cambia qualcosina, ma pressa poco abbiamo lo stesso computer. È esattamente, praticamente uguale. Allora, Ferri, aspetta un attimino. C'è anche questo mobiletto che abbiamo... Qual è l'altro? Che è comparso da poco nel canale perché l'abbiamo montato dopo un pochettino. Questo qua c'era già da una vita e non lo vedevate, però poi abbiamo montato anche questo. Con le mie agende, i miei esatto, camere, i miei blog. Un'altra cosa importante che Ferri non ha fatto vedere è che qui voi non la vedete mai dalla webcam, ma c'è la cuccia di Nami dove dorme. No, non è la... Allora, la cuccia ce l'ha da un'altra parte. Vabbè, questo è un cuscino. Un cuscino dove poi... Potete vederla? In realtà sta tutto il giorno. Nami. Mami, ci sei? È morta, Steph. Alza, tanto non è mai morta. E ha fatto un involtino di cane. Ok, ciao! Salve. C'è molto freddo, quindi non esce per quello. Almeno... si è girata dall'altra parte. Non vuole, non è non interessata. Non gliene frega niente. Allora, visto che ho fatto vedere la mia postazione, siamo okay, a parlare okay, della tastiera e del mouse che ci sono stati inviati dalla Kim. Li sto usando già da qualche giorno, anzi da qualche tempo ormai li sto utilizzando e devo dire che li adoro. Allora, io sono felicissima che ci sono stati inviati, specialmente perché la mia vecchia tastiera sarà rotta, quindi giocavo con tasti mancanti e roba del genere, e anche il mouse mi funzionava male. Questi ovviamente sono abbinati e la cosa più bella è che sono totalmente personalizzabili. Allora, io inizio a farvi vedere come adesso ce l'ha setupata Veronica. Come vedete c'è praticamente un arcobaleno di colori nella tastiera, mentre il mouse è completamente rosa. Rosa no, e viola. Allora, non è rosa e viola, inizia da un rosa pallido per passare poi dal rosa più forte e finire con un bordeaux. Devi stare attento a questa perché scusami, questa personalizzazione che ho detto un'eresia mouse, guarda, esatto. Chiedo perdono, spero che mi perdonerai, perché allora, ho detto una cosa terribile. Posso, sì, una cosa molto terribile, una cosa molto molto carina che voglio far vedere di questa tastiera è come okay, si possono cambiare i colori. Allora, se non ricordo male, bisogna premere questo tasto più vari numeretti e vedi qua diventa monocolore, si spegne ovviamente se la vuoi tenere spenta. E qua è come la tengo io. Okay. Poi ci sono tante cose da far vedere, Steph. Qua vabbè, mi sa che è per personalizzare tasto per tasto. Ok, va bene. Questa è una delle parti più belle. Guarda qua. Piuttosto che essere arcobaleno, una sorta di colori pastello che ti stanno così. Anche questa mi piace. Pensa di notte. Tanto. Aspetta, devo farlo. Spegnere le luci, vai. Ma abbiamo le altre luci accese. Sì, è troppo faticoso, scusate consolini, però ma è decisamente troppo poi faticoso. Ricordo, ecco, sì, ripremendo il tasto fa comunque sempre una sequenza okay, diversa con gli stessi. Questa è molto più, mi piace questa, molto di più, è davvero molto fighissima. Carina, molto carina. Poi immaginate, ma c'è di notte, che figata, sono che effetto. Sono tutte diverse, sono ancora nello stesso tasto, okay, quindi pensa quant'è la personalizzazione. Ovviamente anche col mouse si può fare la stessa cosa, però c'è un programmino a parte con cui farlo dal computer, quindi qui lo si sistema. Fare il colore arcobaleno che si muove, che sta fermo, colori personalizzati, infatti l'ho fatto tutto nella tonalità di rosa, in pratica anche qua puoi scegliere esatto, qualsiasi colore ti venga in mente per mouse e tastiera. Esattamente, in ogni caso ci tenevamo a parlarne prevalentemente perché ce l'hanno appunto proposta di farla vedere e la cosa che ci ha sbalordito di più è il fatto che costa davvero poco rispetto alle altre tastiere e agli altri mouse e riesce comunque ad avere un'ottima qualità, soprattutto sì, la tastiera sono rimasto impressionato perché la mia costa decisamente di più di quella e sinceramente mi piace di più quella che ha Ferri, di conseguenza siamo davvero rimasti sì, impressionati dai prezzi abbastanza bassi. Ve la consigliamo sia perché è carina esteticamente, sì, molto infatti, solida e buona al tatto. Se vi serve una buona tastiera, un buon mouse per giocare o per stare semplicemente PC, vi lasciamo anche i link esatto, in descrizione così la potete prendere uguale alla mia. Esattamente, in ogni caso c'è anche il programma tester Ferri che praticamente è molto interessante perché voi vi iscrivete a una sorta di newsletter, vi iscrivete lì e potete partecipare a degli, diciamo, degli sconti che loro offrono molto interessanti. Vi arriveranno delle mail soltanto quando loro fanno degli sconti. Sì, esatto. Come, insomma, magari c'è lo sconto nella tastiera, vi arriva un'email per avvisarvi se la volete acquistare. Però se poi avete un sito web, un canale YouTube o qualsiasi altra cosa, anche YouTube, piccolo, li potete contattare e vi danno in base alla vostra grandezza degli sconti o addirittura delle copie omaggio del prodotto, eccetera eccetera. Insomma, cercano di accontentare un po' tutti sotto questo punto di questa vista. Questa è una cosa molto e secondo bella, me perché è molto positivo. Raramente si pensa anche allo sì, YouTuber, quindi loro pensano proprio anche ai esatto, creators, esatto, a chi crea dei contenuti. A noi quando avevamo il canale piccolo avrebbe fatto un sacco comodo, esatto, però al tempo non sapevamo nulla di simile, quindi infatti ci avrebbe fatto comodo. Ci tenevamo a parlarne specialmente per questo, esatto, perché è una bella cosa. Carne bassa, Ferri, mi devo abbassare. Scusami, vabbè, scusami. Comunque, sei ultima, troppo alto, non io, basta. Ultima cosa che volevo far vedere nello studio prima di fermarci, credo che sia anche il primo video che esce. Aspetta, sì, dimmi. Non abbiamo fatto. Ah, era quello che volevo far vedere. No, era sì, proprio sì, quello. Hai ragione, ma secondo me me ne stavo dimenticando. Non è che okay, finalmente siamo riusciti
riusciti abbastanza a riempire anche con tutti i pacchi che abbiamo aperto. Esattamente. Tipo questo è il cuscino da maiale che riconosciamo. Allora, questo è il mio amore, bellissimo. Questa è la zona puff che ormai è diventata super mega piena. Non occupati. Io ve lo dico, consulini, vorrei eliminare lui. E lui, perché a me non piacciono molto, li vorrei eliminare e mettere qualcosa di più carino, però ci sto ancora lavorando. Qui sopra abbiamo il mio Cyndaquil, un trenino natalizio dato che è il periodo giusto, la Tracer che abbiamo trovato lì, un'arena che avevo regalato a Ferre l'anno scorso, questo che abbiamo sempre trovato con Gearbest, se ricordo bene. Sì, ok. Lui che è fantastico, è troppo carino lì. Ivy che sapete quanto per impazzisce. Queste le abbiamo prese ai mercatini di Natale Handmade di, esatto, Cagliari. È una piantina, se la guardate, una pianta grassa, però è tutta cucita interamente a mano ed è adorabile, adorabile. Jack and Sally, un quadro che ho comprato a Fere, che dovremmo appendere lì da qualche parte, ma che non abbiamo coraggio di appendere. E poi le due bambole anche che a Fere piacciono tantissimo. Che e ovviamente anche questa, bene, che in effetti in questo canale non si era mai e poi mai vista, l'avete vista solo da Instagram. Quindi eccola qui, sta proprio al centro. Speriamo che fra un po' ci sia anche Stefan Fere. Ma dove lo mettiamo? Sopra? Sopra. Ma sopra. Dici? Beh, non... Qua secondo forse me. Forse anche qua. No, allora là non ci sta, non so che problemi ci hai sta a livello di geometria. Comunque, consolini, commenti. Preferireste sopra oppure in obliquo? Quindi vabbè, risulterebbe però, così aspetta, invece che così. Dobbiamo ancora fare i 100.000 su Steph FR. E poi ci mette 4 mesi ad arrivare dopo che li facciamo. Quindi comunque ci vuole un sacco. Dopodiché la nostra super mega libreria. Qua ci sono tutto Naruto con tanto di statuette bellissime. Questa è una cosa di cui andare queste super sono fieri. Le cose, tra le cose più belle che sì, abbiamo preso. Sì, sono davvero fantastiche. Qua videogiochi, libri, un sacco di cose. Manga. Everywhere. Questa qua è una cosa che ci hanno regalato, che è davvero 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 carina, che è un joystick di cioccolato che ci ha fatto super piacere ricevere, quindi ce la stiamo tenendo qua, ma a Fere prima o poi lo mangia. No, io lo mangio, lo so, te lo dico, lo so, lo sì, mangio, sì, lo so che prima o poi scomparirà. Non durerà molto lì sopra. Esatto, in ogni caso speriamo che questo video vi sia piaciuto, direi che ci possiamo fermare così, dato che vi abbiamo fatto vedere tutto. Speriamo che siete stati soddisfatti nel vedere il nostro studio, siamo sì, noi soddisfatti ad averlo fatto così, è noi siamo davvero molto bello, contenti di come è uscito, sì. Allora abbiamo appena finito, cioè qualcosina ancora da sistemare, dire la verità, però siamo molto contenti. Al 90-95% è finito, ovviamente manca anche il tour della casa, non ce lo siamo dimenticati, però diciamo che lì non siamo ancora soddisfatti, vorremmo ancora sistemare un bel po' di cose, quindi aspettiamo ancora un po' di tempo per fare il tour della casa. Ci fermiamo così, speriamo che il video vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao.